i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco dei vedei. Oggi inizia un nuovo mese, oggi è mercoledì 1 maggio 2024, festa dei lavoratori, festa allo stadio, tanto ormai ci siamo abituati, no? Un mese fa eravamo allo stadio per l'Ecco Cittadella, il 26 di dicembre eravamo allo stadio per l'Ecco Südtirol. Non fatemici pensare a qual era la nostra classifica alla fine del 2023 e oggi siamo ancora impegnati a Riga Monticelpi. Quindi è match day, è il giorno di Lecco Sampdoria, quindi probabili formazioni per partita, numeri, analisi, commenti, partendo però dal ritratto blu celeste. 1 maggio 2022, ci ricorda il nostro Alfredo Pirelli, iniziano i playoff di Serie C. Iniziano male perché Lecco per il secondo anno consecutivo, arrivando sesto nella regular season e giocando in casa la prima delle gare in programma, si ritrova tra le mura amiche. Chi? La Pro Patria. Era l'Ecco di De Paul, subentrato a mister Mauro Zironelli dopo la 15ª giornata, una squadra scarica o più mentalmente che fisicamente, come sempre del resto. Trova tra le mura amiche la bestia nera per eccellenza che ritroveremo pure l'anno prossimo, Pro Patria, che arriva qui e molto più tonica, con un Caprile in porta che poi l'anno dopo farà le fortune del Napoli, che quest'anno sta giocando a Empoli ed è vicino alla salvezza e penso avrà una carriera brillante, trova la vittoria in modo direi anche agevole. Al 14esimo, azione da corner, palo con Parker, Sportelli realizza per gli ospiti a 3 minuti dal termine, Battistini viene espulso per doppia ammonizione subito dopo sulla punizione, Pizzul realizza la rete del definitivo 2-0. Così finisce la stagione blu-celeste con Fracchiola e De Paola che il giorno dopo firmano la rescissione contrattuale che viene poi ufficializzata a una decina di giorni di distanza. Però in realtà la questione era già esaurita in quel momento, quindi diciamo con maggio si chiude quel ciclo, poi l'anno dopo cosa succede? Succede l'imponderabile. Auguri oggi a Marco Rossi, classe 1997, è stato blu celeste nel 2016-2017, uno dei Bertolini Boys, uno dei 46 giocatori scesi in campo e in campionato in quella stagione, anche se sul terreno verde è sceso solo 3 volte, esordio il 2 aprile 2017 in Caravaggio Lecco 1-1, entrando all'81esimo posto di Matic, in seguito è stato schierato titolare 2 volte, il Lecco Serie 1-5 del 9 aprile, sostituito da Benedetti alla mezz'ora, il Lecco Draw 2-1 del 23 aprile, sostituito da Meyerghe al 58esimo. Se non vado errato, Marco Rossi poi quella stagione la finisce anticipatamente per infortunio muscolare, uno strappo se non vado errato, su questo vado proprio a memoria pura, ma non credo di essere lontano dalla realtà. Lecco Sampdoria, signori, chi troviamo? Una squadra che abbiamo incrociato poche volte, solo 8, compreso il precedente dell'andata, Marassi 2-0, doppietta di Esposito, che ricordo oggi non ci sarà per squalifica, lui e non solo. Vittoria dell'Ecco, una addirittura in casa, tra l'altro, pareggi 3, vittoria della Sampa, Lecco 0, in totale 3, i pareggi sono 4 overall. Reti blu celesti 8, reti Samp 9, lo score da queste parti è 6-3. La vittoria blu celeste è del 6 gennaio 1965, il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Lecco vince 3-0, segnano Clerici 2 volte, Innocenti, e la squadra di mister Angelo Piccioli conferma il suo percorso molto importante. Si ritrovano tra l'altro 2 anni dopo queste squadre, Lecco in Serie A, Lecco Samp 1-1 nel terzo turno eliminatorio, scusate, Samp Lecco 1-1, i gol sono di Bacher e Bonfanti, Lecco poi passa ai rigori 4-3, si trovano anche nel 72-73 in Coppa Italia, tra l'altro primo turno girone, e fanno 1-1 con gol di Marchi e di Villa, ed è questo l'ultimo precedente, quindi è una sfida che manca da 52 anni, non esattamente l'altro io. Lecco Samp, tantissimi tifosi ospiti, ieri ho letto un 3.000, non mi risulta una cifra così importante di ospiti, sicuramente una cifra importante sì, ma non così elevata, poi un pre esercizio non facile capire
qualcosa per quanto riguarda il mondo blu celeste, non è sicuramente semplice. Si parla di 1.800, che mi sembra elevato ma più credibile. Per quanto riguarda le partite della Samp quest'anno, partiamo dal presupposto che la Samp ha avuto una stagione travagliata dopo il ritorno in Serie B. È partita malissimo, ma veramente malissimo. Pirlo è resistito sulla panchina anche per impossibilità di cambiarlo. Sapete benissimo che la situazione economica è stata iper delicata fino a poco tempo fa, e dopo la sistemazione la Samp ha fatto un ottimo periodo. Ha incassato una sconfitta nel corso delle ultime 8 partite, ma non vince dal 1 aprile 2024 da Sampdoria Ternana 4-1. Da lì in poi sono arrivati 3 pari e una sconfitta interna con il Südtirol 0-1, gol di Tait al 49esimo. La Samp comunque non è una squadra che sta male, ha pareggiato col Como nell'ultimo turno, anche se va detto che il Como magari nel primo tempo non brillantissimo, però avrebbe meritato i 3 punti. Cioè, al di là del campanilismo, è lì da vedere. Per quanto riguarda le gare in trasferta, la Samp, tenete conto che dalla 7ª alla 24esima giornata ne ha perse ben 6 su 10, tante. Ma lo score recente, diciamo 26-34 come giornate, parla di 3 vittorie e 2 pareggi, che è serie aperta a Palermo 2-2 e alla Spezia 0-0. Quindi è una squadra comunque che ha trovato una sua solidità, una sua concretezza, ha ritrovato tanti giocatori, però come dicevo oggi arriverà da queste parti senza un bel po' di elementi, perché De Paoli, perché Esposito, perché Borini saranno squalificati, ma ci sono altre defezioni dal punto di vista fisico. Vi do subito le probabili formazioni, poi faccio un accenno a dei piccoli, ma magari non banali, questo no, aggiornamenti sulla situazione società. Tre pali, Stankovic, in difesa Gonzalez, Ghilardi, Leoni, linea a 5 con Stojanovic, Darbo, Yepes, Kasami, Murru, davanti fondamentalmente obbligata Verre, Alvarez, con De Luca in panchina, con Pedrola in panchina, che però non stanno vivendo un grande momento dal punto di vista fisico, soprattutto De Luca. Pedrola in generale è da un bel po' che fa dentro fuori, un giocatore di grande talento, ma roba che nella parte iper negativa di inizio stagione è stato l'unico a tenere alto il livello delle prestazioni. In panchina ci sarà, e all'andata ha debuttato in questo campionato, il lecchese Andrea Conti, che in estate è stato avvicinato come suggestione ai colori blu celesti, in realtà credo senza realistica possibilità di prenderlo. Comunque abbastanza, a dir poco, fuori dal progetto della Samp. Per quanto riguarda l'Ecco, io rimango conservativo, perché Malgrati è stato storicamente conservativo durante questa stagione. Quindi sono per Malgrati, Lepore, Seljak, che recuperano il loro posto. Non hanno giocato, vi ricordo, a Parma. Bianconi, Caporale a chiudere. Degli innocenti ci metto Ionizza, ci metto Frigerio, ci metto Novakovic, Buso e Saloma davanti, perché siccome ha fatto una buona mezz'ora Parma e ci sta che possa avere un po' di freschezza, soprattutto mentale, rispetto a un giocatore che, l'ho già detto, quest'anno si è espresso bene 2 volte a Palermo e col Cittadella, appunto, ma come se fossero le gare di casa sua, capito? Perché Palermo è letteralmente casa sua, il Cittadella è come se avesse ritrovato un gruppo di amici che l'anno scorso gli ha dato veramente tanto. E come dice il nostro Walter Frigerio, anche l'unica partita in cui ha fatto il trequartista, che poi alla fine è il suo ruolo. Poi può giocare Sersanti? Certamente sì, anche per me ha fatto una gara decorosa sul campo del Parma, è stato forse il più vicino al gol, al di là di quella roba di lunetta che ancora non mi spiego, e magari ci sarà lui, non ci sarà Ionizza, è un altro giocatore che ha deluso tantissimo nel corso di questa stagione, perché in realtà quando c'è stato dentro bene in campo ha alzato nettamente il livello, ma proprio nettamente. Rientra inglese con sue problematiche di condizione fisica mai trovata, e quindi non ci sarà Beretta, quindi a fine la staffetta ce l'aspettiamo, ma non credo proprio che lo vedremo dal primo minuto.
Per quanto riguarda poi le altre questioni, c'è un grande piccolo aggiornamento, vedete un po' voi, secondo me non così sostanziale, adesso dirò anche il perché. Ieri mattina intorno alle 11, diciamo dalle 11 alle 12, Alex Lin ha fatto la sua comparsa in comune, non è la prima volta, non è la seconda, mi risulta sia la terza volta che si presenta. Cosa propone Lin? L'ha detto anche il sindaco Mauro Gattinoni, ma corrisponde al vero. Propone anche la possibilità di rilevare il bione a livello di gestione, cosa che il comune continua a dire, e gli crediamo, sia stata proposta in linea di Nunno, ma che di Nunno non si sia mai in realtà particolarmente interessato. Di Nunno poteva essere interessato a prendersi due campi in gestione e del resto, insomma, non fregarsene più di tanto. Non c'è mai stato un rapporto vero tra queste due entità, quindi la versione mi sembra anche sostenibile a livello di discorso. Comunque Lin propone questa cosa, lui continua a proporsi come intermediario tra lo Stato cinese e un possibile soggetto privato, come può essere di Nunno, e pubblico, come può essere il comune di Lecco, per investire nei territori. Lui, insomma, sapete, un tramite, abbiamo già fatto noi un po' la due diligence, almeno sulla parte dei bilanci, no? Per quanto lo riguarda, abbiamo già espresso le nostre perplessità. Lui, insomma, adesso con questa Skyland Group andrà a sostenere la causa di Agathos, che è una società strettamente legata al settore pubblico, per permettergli di rientrare nelle contrattazioni in borsa. Mi sembrano proprio operazioni molto mirate, di un certo tipo. Non si riesce poi sempre a toccare con mano lo storico, quindi da questo derivano le nostre perplessità. Quando io parlo di opacità su alcune cose, intendo proprio questo. Lui è tornato in comune a parlare di questo, a ribadire intenzione di investire sulla città, via dicendo. Di Nunno continua a fare una cosa: sì, ma i soldi. Di Nunno è molto pratico su questo, e da quello che mi risulta la questione è sempre un po' una parte magari subito, un milione subito, e uno vorrebbe quello, e poi il resto, diciamo, dilazionato, e però quel milione non arriva. Quindi di uno, da quello che capisco io, non ritiene particolarmente affidabile interlocutore. Viene da dire questo, per come l'ho conosciuto io negli anni, uno che va una, due, tre volte in comune, a lui non dice ok facciamo, non mette concretamente qualcosa sul tavolo, non fa altro che irrigidirlo. È già successo questo, già successo, l'ho già detto in questi giorni. Però ecco, questa questione di attualità vi la porto. Fronte americano io non ho sviluppi, mi sembra, da quello che mi arriva un po' da più parti, l'unica strada ritenuta credibile in casa Calcio Lecco per un'eventuale cessione della società. Quindi io in tal senso rimango tranquillo, c'è ancora del calcio da vedere in questa categoria. Ho come la percezione che questa cosa ce la porteremo avanti ancora una decina di giorni, fino alla fine della stagione. Magari sbaglierò, preferirei sbagliare sinceramente, perché preferirei avere una quadra della questione abbastanza alla svelta, per tanti motivi. Mi sembra, mettiamola così, una buona cosa che l'intermediario di questa questione al momento sia insomma dato non in città, come se insomma le cose stessero andando in una maniera tutto sommato positiva. Ti puoi permettere di allontanarti da questo affare che è importante anche dal punto di vista professionale, un po' a cuor leggero. Credo che alla fine vedi la cosa in modo positivo, tutto qua. Poi è una mia percezione, ripeto sempre, solo chi è dentro in questa vicenda sa realmente quali sono le cose, perché poi di voci ne ho sentite tantissime, me l'avevano già data per fatta, me l'avevano data per saltata in un momento. In realtà non ho avuto nessun tipo di conferma da fonti primarie, quindi proprio relative, diciamo, a questo tavolo della trattativa, che mi hanno dato uno o l'altro finale. Ripeto, credo ce la porteremo avanti ancora per qualche giorno,
ma credo anche che sia una cosa che possa concludersi positivamente. Gli americani, per diciamo fare un parallelismo rispetto a quello che ho appena detto, non si sono presentati comune. Prima vogliono sistemare la parte privata e poi interfacciarsi con la parte amministrativa della città, quantomeno per quanto riguarda la giunta. L'IN si è presentato dal sindaco Mauro Gattinoni e dall'assessore all'urbanistica Giuseppe Rusconi, e non è la prima volta, è la terza da quanto mi risulta, quindi sta battendo un tipo di strada diverso. Non so se lo fa come sorpasso, per provare il sorpasso, se voglia un po' farsi tirare la volata. Ripeto, la parte più difficile della trattativa a mio parere è quella legata al discorso privato. Poi quando tu hai un accordo privato e vai dal comune e dici sì, nei miei interessi c'è anche il Bione, non credo che vengano messi dei muri, perché ragazzi tenete conto di questa cosa della quale magari non si tiene mai conto, ma che per me è un fattore importante. Quest'anno scade ad agosto il bando di gestione del Bione ed è storicamente una brutta gatta da pelare per le amministrazioni. Il Bione ha rischiato di rimanere chiuso, non la piscina per un mese, proprio chiuso tutto il centro sportivo per mancata assegnazione della gestione. Tant'è vero che il comune poi ha dovuto venire molto incontro a eSport 2 anni fa, quando ha trovato l'accordo per tenere aperto il centro sportivo ed evitarsi uno smacco di dimensioni cosmiche. Per me è un fattore importante. Sappiamo che il comune è alla ricerca di un finanziatore per questo progetto di project financing. L'IN porta casualmente una proposta che è perfettamente complementare rispetto a questa necessità, ma io non credo proprio che il fondo americano guardi con disinteresse a questo. Poi magari in realtà preferiranno farsi un centro sportivo loro, come ha fatto gli altri lariani che sono andati a Mozzate e ogni 3x2 portano una ruspa, fanno un campo nuovo, una struttura nuova, liberissimi di farlo per interesse privato. Però non credo che a prioristicamente l'ipotesi Bione verrà scartata da qualsivoglia proprietà in ingresso, sempre che poi questa società cambi effettivamente proprietario, perché come dico sempre non consideriamo fuori di uno finché non firma un atto notarile, perché quell'uomo è stato dato per morto, dico sportivamente per quanto riguarda la sua presidenza Lecco, tantissime volte, poi alla fine comunque ne è sempre uscito. Credo che però questa volta siamo veramente maturi i tempi per una cessione che sia veramente giusto per tutti separarsi, giusto per tutti. Ci ritroviamo oggi allo stadio Lecco San Dorio, ore 18, chi non può esserci non per lavoro, o che qualcuno lavori, poi insomma feste dei lavoratori sì, ma in tanti lavorano, 17.45 circa, vi portiamo con noi a Riga Monticeppi, dove pioverà probabilmente, però insomma dove fortunatamente dovrebbe esserci un clima veramente importante. Buona giornata a tutti, forza Lecco sempre.